Cucinare è un gesto d'amore. Quando cuciniamo insieme alle persone che amiamo, tutto è più buono, più bello. E ogni piatto diventa unico e speciale. La cucina intreccia le nostre storie e permette di far tornare alla mente bellissimi ricordi. La passione per la cucina è da sempre un affare di famiglia. Ricordo mio nonno Enrico, un uomo straordinario. Mi dava tantissimi consigli. All'epoca non ci badavo, ma oggi invece mi accorgo di metterli sempre in pratica. È stato lui ad insegnare a mia mamma come si prepara la focaccia. Quando ero bambino la facevamo lievitare per tantissime ore. E quanto mi piaceva sbirciare sotto il panno per vedere come cresceva. Mi sembrava una magia. Oggi, con il mio forno, posso far lievitare l'impasto a 30 gradi, controllando l'umidità e senza sbalzi termici, per un impasto perfetto. La focaccia la preparo sempre miscelando una farina di tipo 2 con una di grano duro integrale, per conservare tutti i nutrienti del grano, sali minerali, le proteine e soprattutto le fibre, indispensabili per la nostra dieta e per diminuire la glicemia e i livelli di colesterolo cattivo. E in più la focaccia sarà ancora più croccante. La focaccia è pronta, un piccolo rito che si tramanda per generazioni, un gesto d'amore che unisce il passato, il presente e il futuro della mia famiglia e chissà, forse anche della vostra.